Cari amici, pace e bene. Per le letture francescane oggi ci troviamo in un altro angolo del nostro convento qui di Sant'Ignazio a Cagliari. Siamo precisamente nella cappellina della nostra infermeria, come potete notare, sia dal tabernacolo all'altare, il messale, tutta la suppellettile liturgica. Abbiamo scelto questo angolo per in un certo senso sottolineare anche il tema che ritroviamo oggi nelle letture, cioè il tema della malattia. Come le volte scorse, stiamo sfogliando le pagine di un testo importante delle fonti francescane, cioè la Leggenda Perugina, o chiamata anche recentemente Compilazione di Assisi. È una fonte molto importante perché ne sono autori alcuni dei primi compagni di San Francesco, per esempio frate Leone, frate Rufino, frate Angelo, i quali si, pur senza dare il loro nome, si chiamano, si dichiarano coloro che sono stati vicini a Francesco, Nos qui cum eo fuimus, una fonte che è stata scoperta nel 1922, quindi in data abbastanza recente, e che è sempre più valorizzata appunto per l'attendibilità dei testimoni che li hanno scritte. Siamo al numero 86 di questa compilazione e si parla, ripeto ancora, del rapporto così difficile e sofferente di Francesco con la malattia. Sentiamo cosa dice al riguardo. All'avvicinarsi della stagione favorevole per curare il male d'occhi, il beato Francesco lasciò quel luogo benché quella malattia fosse molto grave. Teneva la testa avvolta in un grande cappuccio confezionato dai frati e, siccome non poteva sopportare la luce del giorno a causa degli acerbi dolori che gli provocava, portava sugli occhi una fascia di lana e di lino cucita con il cappuccio. I suoi compagni, accomodatolo sopra una cavalcatura, lo condussero all'eremo di Fonte Colombo presso Rieti per consultare un medico di questa città esperto nel curare le malattie degli occhi. Ricordo, apro una parentesi, ricordo che San Francesco si era preso questa malattia agli occhi, del glaucoma, quando si recò in Oriente per incontrare il sultano Melek el Kamel, e probabilmente il sole, il caldo eccessivo, siamo in fin dei conti da Mieta nel deserto, tutto questo provocò in lui un grave danno agli occhi. E quindi si trattava di curarlo. Abbiamo sentito che non poteva neppure guardare la luce senza soffrirne immensamente. Quindi venne il medico all'eremo e disse al beato Francesco che intendeva cauterizzarlo da sopra la mascella al sopracciglio dell'occhio più malato. Ma il beato Francesco non voleva che si incominciasse il trattamento se non veniva frate Elia, il ministro generale. Lo stette ad aspettare, ma quello non poteva venire per i molti impegni che lo trattenevano, e così egli restava incerto se affrontare la cura. Finalmente, pressato dalla necessità, soprattutto per l'ingiunzione del vescovo di Ostia e del ministro generale, si indusse a obbedire. Egli provava un forte disagio a preoccuparsi di se stesso. Per questo desiderava che tale incombenza cadesse sul suo ministro. Una notte, non riuscendo a dormire per i dolori, preso da compassione e pietà, disse ai compagni: «Carissimi fratelli e figlioli miei, non abbiate fastidio e pena nell'assistermi in questa malattia. Il Signore vi renderà in questo mondo e nell'altro il frutto delle fatiche che avete sopportato per me, suo servo. Egli vi rimeriterà anche di quello che vi tocca tralasciare per accudire a me.
Anzi, per questo servizio che mi rendete, riceverete una ricompensa maggiore di quella data a chi si impegna per il bene di tutta la religione e vita dei frati. Anzi, ditemi pure, noi facciamo per te le nostre spese, ma al tuo posto il nostro debitore sarà il Signore. Così parlava il Padre Santo allo scopo di incoraggiare e stimolare la fiacchezza e debolezza di spirito dei compagni, affinché, provati da quella fatica, non avessero a sopportare, non avessero a dire, ecco, non riusciamo più a pregare e nemmeno a sopportare fatica così gravosa, e presi da scoramento e noia non ne perdessero il merito. E dunque arriva il giorno dell'operazione chirurgica, la cauterizzazione. E avvenne che un giorno arrivò il medico portando il ferro con cui eseguiva le cauterizzazioni per il male d'occhio. Per arroventarlo fece accendere il fuoco e ve lo mise dentro. Immaginiamo, senza anestesia. Il beato Francesco, allo scopo di irrobustire il suo spirito contro la paura, parlò al fuoco così: «Fratello mio fuoco, nobile e utile fra le altre creature dell'Altissimo, sii cortese con me in quest'ora. Io ti ho sempre amato e ancor più ti amerò per amore di quel Signore che ti ha creato. E prego il nostro creatore che temperi il tuo ardore in modo che io sia capace di sopportarlo». Finita l'orazione, tracciò sul fuoco il segno della croce. Noi che eravamo con lui fuggimmo tutti, sopraffatti dall'emozione e dalla pietà. Restò con lui soltanto il medico. Fatta la bruciatura, tornammo da lui, che ci disse: «Paurosi e uomini di poca fede, perché siete scappati? In verità vi dico che non ho provato nessun dolore, nemmeno il calore del ferro infuocato. Anzi, se non è cotto bene, si cuocia meglio». Quel medico restò trasecolato e tenne la cosa per grande miracolo, poiché durante l'operazione non si era neanche mosso. E disse il medico: «Fratelli, vi dico che non solo costui che è così debole e malato, ma temerei che una bruciatura simile non riuscirebbe a sopportarla neppure un uomo vigoroso e sano, come già ho sperimentato in alcuni casi». La cauterizzazione, in effetti, era stata lunga, cominciando da presso l'orecchio fino al sopracciglio, per arrestare il copioso umore che giorno e notte da molti anni scendeva agli occhi. Perciò fu necessario, a parere di quel medico, incidere tutte le vene dall'orecchio al sopracciglio. Altri sanitari erano invece dell'idea che tale intervento fosse controindicato, ed era vero, poiché l'operazione non giovò a nulla. Un altro medico gli perforò entrambi gli orecchi, ma ugualmente senza risultato. Così il racconto dei compagni di San Francesco. E successivamente si parla anche dello straordinario rispetto che aveva per il fuoco, e forse appunto il fuoco l'ha ricambiato in questo caso. Leggiamo questo brano. Non deve stupire che il fuoco e le altre creature, fratello fuoco canterà nel cantico delle creature, che il fuoco e le altre creature talvolta gli mostrassero venerazione. Come abbiamo visto noi, che con lui siamo stati, egli aveva un grande affettuoso amore e rispetto per esse e gli procuravano tanta gioia. Sentiva per tutte le creature così intima pietà e compassione che quando taluno le trattava senza riguardi, egli ne soffriva. Parlava con esse con così grande letizia, intima ed esteriore, come fossero capaci di sentire, intendere e parlare di Dio, che molto spesso in quei momenti egli era rapito nella contemplazione di Dio stesso.
Una volta, stando seduto presso il fuoco, questo si attaccò ai suoi panni di lino lungo la gamba senza che egli se ne avvedesse. Mentre cominciava a sentirne il calore, il suo compagno, notando che i panni bruciavano, corse per spegnere il fuoco. Egli però gli disse: «Carissimo fratello, non far male a fratello fuoco». E non gli permetteva in alcun modo di spegnerlo. Allora quello andò subito dal frate guardiano e lo condusse da lui, e così contro la sua volontà incominciò a spegnere il fuoco. Non voleva mai spegnere la candela, la lampada o il fuoco, come si suol fare, a seconda delle necessità. Tanta era la pietà e l'affetto che provava per esso. Nemmeno voleva che un frate gettasse via il fuoco o i tizi fumiganti, come si fa d'abitudine, ma raccomandasse che si ponesse delicatamente per terra in riverenza di colui che lo ha creato. Ecco, l'amore di Francesco per le creature. Ricordiamo anche che oltre al male agli occhi, Francesco era affetto anche da altri malanni, da altri guai, male di fegato, male di stomaco, varie cose. E nonostante questo, la sua gioia traspare in ogni momento, la sua armonia, il suo rapporto così gentile con le creature, come abbiamo sentito in riferimento al fuoco. Bene, abbiamo terminato anche per oggi. Pace e bene a tutti.